Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Oggi parliamo un po' di risoluzione problemi. Perché? Vi voglio spiegare. Già ve l'avevo accennato nella diretta dell'altro giorno e andiamo a parlare di un argomento. Quindi iniziamo. Allora, eccoci qua. Prima di tutto io volevo chiarire delle cose, cioè quando ci sono dei problemi con i telecomandi di Sky. Io avevo già fatto precedenti video che ricordava come rimettere a posto il telecomando, come resettarlo per poi farlo funzionale. Ma siccome mi sta capitando sempre di più che questo problema mi chiamano in continuazione per questo problema, vi voglio far ricordare o vi voglio rispiegare come dovete comportarvi quando il decoder SkyQ si blocca, o lo SkyQ o lo Sky Mini. Allora, prima cosa da fare, quando accendete lo SkyQ, ad esempio lo Sky Mini, che succede? Che quando lui va in aggiornamento è capace che si resetta completamente. Quindi che succede? Il telecomando non funziona più. Per questa cosa, come vi ho detto nel precedente video, bisogna premere i tasti 7 e 9 contemporaneamente. Premendo questi tasti 7 e 9 contemporaneamente, vedete sul telecomando un LED rosso che lampeggia due volte. Quando lampeggia il LED rosso, il telecomando significa che si è resettato. Una volta resettato il telecomando, provate ad accendere il decoder. Se il decoder non si accende ancora, andate lì sul perolino dello SkyQ, lo premete. Se si accende e diventa verde, c'è qualcosa col telecomando. Ma se si riaccende, vuol dire che rifunziona. Poi seguite le procedure che vi ho fatto vedere nei precedenti video. Io vi metterò anche qui il video come riconfigurare il telecomando di Sky. Attraverso quello riuscirete a ricollegare il telecomando al decoder e quindi vi funziona anche il televisore. Quando invece succede che vi appare una schermata blu con la scritta privacy e vedete lì accanto la casellina continua, basta che prendete il telecomando, premete sul tastino laterale del telecomando dello SkyQ, poi date l'ok su continua e vi ritorna la schermata principale. Ho voluto fare questo video prima di tutto per rispiegarlo, però attraverso quegli altri video cercherò di farvelo vedere. E poi questo video era giusto per riniziare un po' a parlare di Sky, perché il 15 settembre, speriamo, data quasi certa, uscirà il nostro Sky Glass. Quando uscirà cercherò di fare un video dedicato e così andremo a vedere letteralmente come funzionerà lo Sky Glass. Non so quello che succederà, forse mi è in arrivo, lo sto vedendo, e quando arriverà faremo un bel video e casomai faremo anche una breve diretta, perché ho iniziato anche a fare le dirette, quindi spero per voi vi piacciono le mie dirette. E mi raccomando, scrivetevi sul canale, anche sui commenti, voglio sapere cosa ne pensate. Io non vedo l'ora di vedere questo nuovo Sky Glass, spero anche voi. Quindi ecco, quello che vi volevo dire era questo: prima di tutto, come risolvere quel tipo di problema; seconda cosa, l'arrivo di Sky Glass; terza cosa, come avevo già accennato nella precedente diretta, ci sarà anche l'uscita del mio libro e del mio videocorso. Sì, lo sto preparando, sto evolvendo piano piano, evolviamo, ci allarghiamo sempre di più e iniziamo nuove avventure. Speriamo anche nuove collaborazioni e non ci resta che rimanere allacciati ai video. Quindi,
Mi raccomando, iscriviti al canale, lascia un like e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!